Oggi davanti alla regione per chiedere la revoca del bando per il contratto della ristorazione ospedaliera. Quali sono le criticità maggiori? Sono molte le criticità, ma una in assoluto è quella della garanzia occupazionale. Noi chiediamo che queste 250 famiglie vengano tutelate in questa gara d'appalto, vengano tutelate in caso di subappalto e che venga assolutamente conservato non solo il loro corredo contrattuale, ma assolutamente il posto di lavoro, cosa che in questa gara d'appalto non c'è. Abbiamo già fatto un incontro con l'assessore Viale, che è l'assessore di riferimento, e un incontro tecnico con i tecnici di Alisa. Bene, le nostre richieste non sono state accolte. Noi andremo avanti fino a che questo bando o venga corretto oppure venga ritirato. Adesso venite ricevuti all'interno della regione, cosa aspettate da questa nuova cosa faccia? Ci aspettiamo che la regione si faccia carico di queste famiglie, perché questa regione non può assolutamente permettersi di perdere altri 250 posti di lavoro, o che questi posti di lavoro non vengano garantiti, o che pure subiscano il massimo ribasso della gara degli appalti. Questo non lo consentiremo.